Tutto quanto è iniziato dall'attore protagonista, che si chiama Subaru Shibutani. Lui in Giappone ha un'attività musicale davvero notevole e quindi mi era giunta voce proprio dal producer che mi chiedeva cosa ne pensassi di provare a inserire lui all'interno di una pellicola cinematografica. Ed è quindi così che è iniziato, con questo tipo di proposta. Va detto che la storia ha come palcoscenico Osaka, la città di Osaka, e anche il cantante e attore in questo caso è proprio nativo della città di Osaka, e quindi un po' si è trattato di provare a pensare cosa sarebbe successo se al giorno d'oggi appunto lui ha una florida attività come cantante, però che cosa sarebbe successo se lui fosse rimasto a Osaka e non fosse riuscito a diventare un cantante di successo, se avesse vissuto una adolescenza e poi possiamo dire anche un'esistenza assolutamente negativa. E ecco, queste sono state le tematiche che, diciamo, di cui ho cercato di fare una specie di simulazione in mente, che ha cercato di creare all'interno della sua stessa mente per poi creare questo personaggio. Quindi possiamo dire che si è trattata sia di una storia che di una interpretazione gestita proprio su questi spezzoni di quella che poi possiamo definire una vita. È una domanda difficile quella che mi poni. Quello che posso dire è che in Linda 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 la storia si sviluppa come una pagina all'interno della vita adolescenziale di alcuni personaggi. Mentre invece in questo caso, più che trattarsi dell'adolescenza, di una parte solo della vita, è tutta l'esistenza di una persona che ho tenuto in mente, ho tenuto in considerazione quando poi ho creato questo film. Quindi è vero, entrambi sono dei film a tema musicale, però la prospettiva è totalmente diversa per queste ragioni. E sì, assolutamente, il Misono Universe è un luogo che esiste davvero, si trova a Osaka. Inizialmente era nato come locale di cabaret, mentre adesso poi è stato riadattato per diventare una live house. E quindi posso dire che si trova in una zona, e comunque anche di per sé un posto, che riprende, continua ad avere un sapore, un'atmosfera del periodo Showa. Dunque, l'ultima canzone che canta il protagonista, quindi alla fine, è stata composta appositamente per il film, mentre invece tutte le altre sono delle canzoni che abbiamo preso in prestito dalla band che si chiama Akainu. E questo perché in realtà il film stesso, come suo spunto iniziale, è partito dal fatto che eravamo andati a sentire la band Akainu proprio al Misono Universe, e quello è stato il punto iniziale, perché loro ci hanno detto: ecco perché non utilizziamo anche le nostre canzoni, la nostra creatività per questo, e quindi sono state appunto utilizzate le loro canzoni esistenti e sono state integrate all'interno del film per come poi si è sviluppato. Ma come accennavo, l'ultima invece è stata originalmente composta per questa produzione. Ci devo un attimo pensare. Comunque direi, mia moglie, poi i film e anche la famiglia. La famiglia, però, io non avendo bambini intendo i miei genitori, la mia famiglia di origine. Però l'ordine che ho appena detto è un po' confuso, nel senso che comunque nella mia vita davvero io non ho che i film, la cinematografia, quindi quella probabilmente andrebbe al primo posto. Comunque sì, probabilmente direi il cinema e la famiglia. Io posso dire di avere sempre avuto una grandissima ammirazione nei confronti di chi fa musica, probabilmente non solo ammirazione, anche invidia, e per quella che è la mia interpretazione di questa espressione è il fatto che io, non avendo talento di produzione musicale, ho appunto sempre nutrito questa grande ammirazione nei confronti dei musicisti. In questo caso si trattava di un film in cui ho cercato di trasporre cinematograficamente un live musicale, e questa è stata davvero una cosa particolarmente complicata. Per questa ragione spesso mi sono consultato sia con lo staff e anche con i musicisti che poi si ritrovavano sul set, perché è vero che cinema e musica
hanno dei punti di contatto, dei punti in comune, ma al tempo stesso è anche vero che l'emozione che trasmettono è totalmente diversa. Quindi dovevo cercare di cimentarmi sulla comprensione di come riportare la musica in una trasposizione cinematografica. A pensarci bene, io sono già venuto qui in precedenza con il film Linda Linda Linda, e anche il film che presento in questa occasione, quindi entrambi sono film musicali, film con molta musica al loro interno. E quindi, certo, adesso che me lo dite, mi rendo conto che probabilmente questo è un argomento che viene felicemente trattato all'interno di questo del FEF di Udine. E proprio riguardo al Festival del Cinema Faris di questa città, io posso dire che in senso buono non lo trovo cambiato da 9 anni a questa parte, cioè sia lo staff che il pubblico fa sì che non si debba percepire distanza, fa sì che non ci sia una percezione del film come qualcosa di complicato, ma viceversa come qualcosa di cui bisogna godere, fruire tutti quanti insieme, divertirsi. Quindi avevo avuto modo di percepire tutto questo già con Linda Linda Linda, ma anche in questo caso la reazione da parte del pubblico mi ha dato grande coraggio e ne sono stato davvero così felice come regista che non vedo l'ora anche di poter ritornare in Giappone per poter dire al protagonista, quindi a Subaru Shibutani e anche a tutto quanto lo staff, di queste emozioni che ho provato.